Continua la rassegna di Balding Puglia, costruendo l'identità della Puglia, la Puglia che scrive, che edita, che parla di sé, organizzata presso la Biblioteca del Consiglio regionale pugliese, promossa dal Servizio Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio della Puglia. Nel quarto incontro sono stati presentati i volumi di Domenico Mortellaro dal titolo San Pio, edizione La Meridiana, e quello di Francesco Minervini, Sono solo pupazzi, edizione Stilo. Domenico Mortellaro nel suo libro analizza il caso del quartiere barese San Pio, per tutti ancora inziteto. Nel testo realizza una delle più complete ricerche sul quartiere, diventato sinonimo di abbandono, di criminalità, una vera e propria parte estranea al resto del territorio cittadino. Prova a raccontare la storia di un quartiere che voleva essere un quartiere futurista di questa città e che invece è diventato un altro segno di una città che perde pezzi del suo territorio, ma soprattutto pezzi della sua comunità. E il libro prova a capire le ragioni, cioè innanzitutto come sia nata l'idea di un quartiere e come lo sviluppo dal punto di vista urbanistico che voleva fare di quel quartiere veramente un luogo di aggregazione anche innovativo dal punto di vista di una comunità che si mette in gioco, che crea anche delle condizioni di vivibilità per i suoi cittadini, è diventato invece il quartiere dove la malavita organizzata ha trovato terreno fertile, proprio anche dal punto di vista della geografia e anche dell'architettura di quel quartiere. L'opera di Francesco Minervini racconta la vicenda di Gaetano Marchitelli, ammazzato per sbaglio il 2 ottobre del 2003 nell'ambito di un regolamento di conti per le strade di Carbonara ad appena 15 anni. L'autore accompagna il lettore per mano alla scoperta della piazza del suo paese, delle pittoresche signore che animano le strade scambiandosi ricette a gran voce, dei ragazzini spensierati che progettano di marinare la scuola, dell'amicizia con Mario. Innanzitutto vuole raccontare una storia, vuole raccontare la storia di un ragazzo ucciso nel 2003, Gaetano Marchitelli, un ragazzo di Carbonara, una morte qualunque in un quartiere qualunque alla periferia di una grande città. Un racconto che insegna come a volte si possa morire, ma si muore soprattutto per il silenzio, per la complicità e per la non collaborazione dei cittadini e a volte anche delle istituzioni. Il fenomeno della criminalità organizzata interessa anche i nostri territori e non solo quelli storicamente riconosciuti come la Calabria, la Campania e la Sicilia. Purtroppo tra l'altro un lontano 2003 che si fa prossimo, perché nello stesso quartiere nel 2011, dopo Gaetano Marchitelli, è stato ucciso anche Giuseppe Mizzi. In Puglia abbiamo un triste primato, quello dei minorenni uccisi per mano mafiosa, soprattutto come vittime innocenti. E quindi l'importanza di fare memoria di queste persone nel rispetto delle famiglie che sono il nostro motore.